Eccolo qua, il Quinta! Sono in casa e non fuori perché oggi fuori ci sono un sacco di temporali e quindi sono in casa a girare questo video per voi. Per una domanda che mi fate molto spesso. Quinta, dove trovare e come trovare i pesci più alla svelta possibile nei posti in cui non sono mai stato. Oggi parleremo di Riva e da Belly Boat. Dalla barca faremo un video separato, quindi andiamo! Non vedo l'ora! Eccoci qua, ci siamo spostati davanti al PC. Perché ci siamo spostati davanti al PC? Perché la prima opzione che abbiamo per trovare i pesci in un posto nuovo è quello di vedere questo posto nuovo dall'alto, capire già qui da casa questo posto com'è fatto. Ormai la tecnologia è andata avanti tantissimo, ha portato delle migliorie incredibili anche nella pesca, per scoprire prima alcune cose che invece potevamo vedere solo esclusivamente quando eravamo già direttamente sul posto. C'è uno strumento che ci aiuta veramente da casa a capire tantissime cose già ancora prima di partire. Andiamo a vederlo. Qual è lo strumento che ci aiuta veramente tanto e che ci aiuterà tantissimo per capire già da casa come è fatto il posto e lo spot che noi andiamo a visitare? Si chiama Google Earth. Noi facciamo partire, come vedete la scritta Google Earth, eccola qua, lui parte, si carica sul PC e ci carica il punto dove noi vogliamo andare. Ovviamente qua c'è la terra, guardate che bello, c'è la terra, bella grande, noi possiamo farla ruotare come vogliamo sopra il nostro PC. In alto andiamo a fare una ricerca, cioè quello che noi vogliamo andare a trovare. Allora, vi faccio l'esempio di quello che io farò in questi giorni. Sabato vado a fare una gara in belly boat in un punto in cui non sono mai stato. Non sono mai stato, non l'ho mai visto, che si chiama Lago Boscaccio. Quindi io cercherò Lago Boscaccio in via e lui in automatico mi andrà a trovare il Lago Boscaccio. Eccolo qua, zoom nel posto in cui è. Perfetto. Io da qua ho la possibilità con Google Earth di andare a guardare alla perfezione tutto il mio spot dall'alto. Ovviamente posso andare a zoomare nei posti che voglio, come vedete io posso andare a guardare, questo è il Lago Boscaccio, posso andare a vedere la sponda, posso andare a capire quanto è grande in linea, posso vedere se ha delle punte, poi ne parleremo, questa è una cosa molto importante, quella di capire appunto dove ci sono più punte, se qualche secca, se c'è un'isola, le strettoie, canneti, che cover ci sono, veramente molto molto importante. Quindi il primo strumento che noi andremo a utilizzare, che io vado a utilizzare di solito quando vado a cercare un posto nuovo, è da casa sedermi e guardare alla perfezione su Google Earth quanto è grande il lago e come è fatto il lago. Bene, allora il lago mi sembra abbastanza grande, non è per niente piccolo, possiamo anche andare a prendere la distanza, come vedete io tiro un punto, seleziono il punto di partenza e seleziono il punto d'arrivo e il nostro amico Lago Boscaccio non è per niente piccolo, è 1,275 km di lunghezza, quindi in belly boat non sarà assolutamente facile affrontarlo, quindi devo senza dubbio cercare di fare delle scelte. Visto dall'alto così io noto immediatamente una punta qua, un'altra, una serie di punte, qua ce ne sono un paio di punte principali che sono qui, che sono queste due, molto molto interessante, un'ansa che di solito il pesce adora sempre perché nelle anse c'è sempre un pochino più riparato, c'è sempre la possibilità per il pesce di restare riparato magari dai venti invernali, quelli molto forti magari che possono andare a disturbare il calore, il tepore che il bass vuole spesso. Qua abbiamo un'altra ansa secondo me molto carina e molto interessante, qua in alto la vedete questa che è appena dopo una punta, quindi questa zona qua è quella che secondo me
è più interessante, perché il bus in questo punto qua ha praticamente tutto, ha sia la profondità sia l'ansa dove c'è poca profondità, quindi questo è un punto che io terrò molto in considerazione, quindi questa piccola ansa, questa punta e l'altra ansa mi piace sicuramente. Poi le due punte, immancabilmente qua non riesco a capire cosa sono queste due cose nel mezzo, ne vedo una qui e l'altra la vedo qua, ci sono due sottospecie di isolette nel mezzo, non capisco bene cosa siano, qua c'è una sottospecie di struttura, insomma il posto mi sembra decisamente grande, non mi sembra per niente piccolo, quindi non sarà facile, però ci proveremo. Qua c'è una sponda, questa in basso, che è molto frastagliata e ricca di cespugli e di alberi, quindi credo che questo sia un punto, uno spot che potrebbe andare veramente molto bene. Questo è il bilancio che io faccio da casa quando vedo un lago nuovo, dico ok, questo è il lago nuovo, vediamo che cosa mi racconta e cerco subito di andare a trovare nel punto migliore i posti dove ci possono essere pesci quasi sempre, tutto l'anno, non solo in questa zona, ma veramente tutto l'anno. Bene amici, parte numero 2 della nostra ricerca da casa. Qua dietro, come vedete, c'è il mio canale YouTube. Il mio canale YouTube è qua perché negli anni ho costruito tantissimi video, diversi video, divisi per dove trovare il pesce durante le stagioni. Quindi mettendo insieme questi video e in particolare seguendo anche magari il video sul piano di battaglia che è abbastanza famoso e ci ho messo molto di me in questo video qua, si riescono a trovare degli indizi importanti per trovare il pesce in tutte le stagioni, anche in posti nuovi. Non è che le indicazioni che io vi do sono solo nei posti in cui andate spesso, ma anche nei posti nuovi, cioè nel momento in cui abbiamo visto il posto nuovo su Google Earth, possiamo andare sul canale Le Quinta, ci sono diversi video e io vado a volte a rivedere i miei stessi video per guardare effettivamente durante la stagione come cambia l'approccio del bus. Quindi io cosa farò? Andrò qui al lago Boscaccio in un periodo estivo, quindi nella mia mente farò tutta la scaletta di come il bus si sposta e cosa fa di solito nel periodo estivo, cercherò di andarlo a mettere in pratica letteralmente nelle cover che io ho visto qua su Google Earth. Eccoci qua con un altro strumento che ci aiuta veramente tantissimo, questo strumento è Google. Perché? Perché se noi andiamo a utilizzare Google Earth, ok, ci aiuta per vedere dall'alto quello che c'è, ma il motore di ricerca di Google ci aiuta a capire magari qualche piccola informazione in più che non avevamo tenuto conto oppure che non avevamo neanche lontanamente pensato. Ad esempio, io voglio andare a pescare nel lago di Massaciuccoli e non ci sono mai stato, quindi cerco lago di Massaciuccoli. Lo trovo su Google Earth e lui mi dice tantissime indicazioni interessanti. Magari mi dice che tipologia di foraggio c'è all'interno, perché se io vado a cercare il lago di Massaciuccoli pesca o il lago di Massaciuccoli pesci, uscirà molto probabilmente un piccolo racconto dei pesci che ci sono all'interno, quindi lì potrò andare a capire il motivo e i pesci che ci sono all'interno, quello che il pass potrebbe mangiare. Come vedete, se io vado sul lago di Massaciuccoli, qua sotto in pesci c'è scritto cefalo comune, tinca, scardola, pesci gatto, gambusia, eccetera. Quindi ci racconta già qualcosa di ciò che c'è all'interno del lago di Massaciuccoli. E se noi andiamo a scrollare la ricerca di Google, sicuramente troveremo tante altre informazioni. Bene amici, ora abbiamo due opzioni. La prima opzione è quella di partire un giorno prima, quindi andiamo a pescare la domenica, arriviamo là il sabato pomeriggio, possibilmente con la luce, e andiamo a dare un'occhiata al lago. Andiamo a fare una panoramica del lago per capire alla perfezione se il nostro lago è come esattamente è su Google Earth, perché ricordatevi che qua su PC magari il livello è più basso, quindi alcune cover non sono coperte, la forma del lago sarà la stessa, ma magari alcune zone sono asciutte. Questo è veramente molto importante da iniziare a guardare, quindi fare una panoramica a sabato sarebbe una grande cosa. Altrimenti, se non riusciamo a fare questa cosa, dobbiamo inevitabilmente cominciare a provare le nostre esche, a decidere in base a quello che abbiamo visto qua sul PC o sul telefono, possiamo guardare quello che possa andare bene appunto per lo spot e per la stagione a cui andiamo incontro. We'll be right back.
Come inizio la preparazione? Inizio con le canne. Da riva siamo limitati, non abbiamo moltissime alternative, quindi da riva non possiamo portarci tante canne, 3, massimo 5, non di più. Per quanto riguarda invece i belly, ormai con i belly che sono usciti, i portacanni che sono usciti e le gare sempre più competitive che ci sono usciti dei portacanni che portano anche 6 canne più quella che tieni in mano per pescare. Quindi io, come sempre, visto che mi piace variare molto e vado in un posto appunto in cui non sono mai stato e quindi devo coprire più tecniche possibili, vado a prepararmi circa 7 canne, 6 da mettere sul portacanne e una da tenermi in mano. Poi, in certi posti dove magari invece vedo subito che il colore dell'acqua è particolare, quindi so come bene o male questi pesci mangeranno perché sono limitati, potranno mangiare solo così, esempio acqua molto torbida, pesce dentro le cover e saranno praticamente solo lì perché in acqua torbida difficilmente si staccano, allora posso portarmi anche 3 o 5 canne. Però in un posto nuovo devo cercare di portarmi tutto quello che posso e tutto quello che la mia attrezzatura mi dà, quindi da riva 3 canne sicuramente, dal belly almeno 5 canne in su. Bene, il problema è sempre quello: che canne portare, da spinning, da casting, che tipologia di canne portare per andare in un posto dove non sono mai stato. Allora, da quello che ho visto dalla mappa e dalla cartina, l'acqua mi sembra limpida, tra l'altro poi la zona è una zona di appunto di cave con acqua molto limpida. Ho guardato sui social, in particolare Facebook e in particolare Instagram, ho guardato le gare che sono state fatte in precedenza in quel lago e quindi mi sono fatto un'idea di come è fatto appunto questo lago, che colore di acqua ha e anche la taglia dei pesci. Quindi in base a quello che io ho visto che, vi faccio un esempio così magari riusciamo a capirci insieme per le vostre future avventure. Ovviamente io vi sto parlando di questo lago, ma voi dovete adattarlo a un lago che voi frequenterete in futuro. Quindi ho visto acqua limpida, quindi mi devo portare sicuramente qualche canne da spinning, anche perché siamo nella stagione estiva, quindi mi servono almeno 2 canne da spinning e con fili anche molto sottili, perché essendo una gara comunque ci sarà pressione di pesca e il pesce sarà sicuramente un pochino smaliziato. Ho anche 3 canne da spinning, mi potrei portare dal belly boat. Poi me ne porto quasi sicuramente almeno altre 3 da casting. Quando c'è acqua trasparente cerco di pareggiare, di fare 3 da casting e 3 da spinning. Se invece so che ci sono livelli alti e il pesce contro la sponda, per il mio stile di pesca cerco di fare anche 4 da casting e 2 da spinning. In questo caso credo che porterò 3 canne da casting e 3 canne da spinning. Una canna da pescare a galla, da casting sicuramente, o rana o walking the dog perché c'è acqua trasparente e siamo d'estate, una canna da andare dentro le cover per flippare e per vedere qualche pesce inserito all'interno delle cover in questa stagione, una canetta da pescare a Texas che mi può andare bene per pescare poi anche a spinner o magari qualche piccolo cranchettino eccetera eccetera. Nelle acque così profonde difficilmente vado a pescare a crank perché il pesce sta bene o male nella parte superficiale dell'acqua oppure giù in profondità, ma difficilmente riusciamo ad essere efficaci con dei crank che scendono in profondità. Le 3 canne da spinning me ne tengo una da drop, me ne tengo una da pescare a vista e una da skippare sotto, quindi 3 canne e 3 canne. Ovviamente è un posto in cui sono mai stato, sto facendo delle supposizioni, questa è la mia strategia da casa. Non fate come me, come vedete io qua ho apparecchiato tutto possibile per fare una scelta per questo posto nuovo in cui vado a pescare. Limitatevi. Allora, nei posti nuovi, se siamo da riva o siamo in belly, non abbiamo molte alternative, non possiamo portare tutto, è inutile che continuiamo a girarci intorno, dobbiamo fare delle scelte. Le scelte che dobbiamo fare devono essere legate al posto, cioè al colore dell'acqua, e questo in qualche modo, qualche informazione, prima dobbiamo trovarla su questo, alla tipologia di spot presenti e al momento dell'anno. Questi sono i 3 parametri fondamentali. Poi ci andremo ad aggiungere quello che mangia il bass in quel determinato posto, ovviamente poi anche il clima e la pressione di pesca. Però le 3 cose che vanno più per la maggiore sono sicuramente colore dell'acqua,
periodo, quindi temperatura dell'acqua in linea generale, che è molto importante, e il momento dell'anno in cui noi siamo. Cosa vuol dire semplificare? Semplificare vuol dire portarsi qualcosa con cui abbiamo molta confidenza. Non dico la nostra esca preferita, quella ce la portiamo indipendentemente di qualsiasi posto in cui andiamo, quindi è ovvio che noi porteremo la nostra esca preferita in un posto nuovo in cui non siamo mai andati, ma in base a tutti i fattori che noi abbiamo calcolato e abbiamo guardato in questo nostro momento di preparazione, dobbiamo andare a selezionare magari quelle esche che abbiamo già usato, che ci hanno già dato delle buone soddisfazioni e che ci permetteranno di arrivare in un posto nuovo e di avere confidenza. La cosa che non avremo in un posto nuovo sarà la confidenza, quella non ce l'avremo, non siamo abituati a pescare in quel posto, non sappiamo dove lanciare, non sappiamo gli spot dove andare ad affrontare appunto il pesce, non sappiamo dov'è il pesce grosso, possiamo solo immaginarlo, ma di sicuro non lo sappiamo, quindi non abbiamo confidenza in quello che stiamo facendo, almeno che nelle esche abbiamo confidenza, quindi portiamoci quelle esche che usiamo di più, quelle che ci hanno sempre dato più soddisfazione e quelle che ci danno più piacere a pesca. Allora, quali sono le esche che a me danno più confidenza in assoluto? I gamberi sicuramente, quindi tutti i gamberi che io vado a utilizzare in giro per l'Italia a me piacciono veramente tanto. I vari gamberi me ne porto sempre qualcuno, faccio una selezione, i colori basici, alcuni con le chele vibranti, alcuni con le chele dritte, fine della storia. Qualcheduno magari un pochino più piccolino, quindi grande, uno piccolo con chele vibranti. Poi, qual è l'altra cosa con cui io ho confidenza, comunque per la pesca in generale con la gomma in questo momento? È i vermi, quindi Wuoki, Finesse, Neko, tutte queste tipologie di vermi dai 4 pollici fino ai 6 pollici, magari anche 7-8, me ne porto qualcheduno, non tantissimi, un paio di buste, un paio di colori, ovviamente sempre quelli con cui ci ho preso più pesce, quelli più indicati ovviamente per lo spot in cui andremo. Poi jig, il jig è un'altra esca che io utilizzo sempre comunque in tutti i posti in cui vado in tutto l'anno, quindi una canna da jig ce l'ho quasi sempre montata anche per pescare all'interno delle cover, quindi i miei jig me li porterò sicuramente, anche qua faccio selezione in base al lago, come dicevo prima, acqua profonda, un paio di jig un pochino più pesanti, con acqua più bassa uso dei jig un pochino più leggeri, le colorazioni sempre quelle, nero, gambero, fine, senza problemi, senza rottura di scatole, andiamo avanti così. Ovviamente poi mi porto le esche di razione, quindi chatterbait, spinnerbait, topwater sicuramente nel periodo caldo, nel periodo invece dove il topwater non è molto entusiasmante, no, sicuramente chatterbait, un po' di spinnerbait, buzzbait, questo sicuramente sono una serie di esche che io ho confidenza e che mi piacciono molto e che credo che possano rendere molto bene in questo periodo dell'anno. Visto che la gara è in belly boat, ovviamente mi sono portato delle piccole scatoline da mettere dentro il belly, qua ho messo tutti gli spinner, una scatola comodissima con dentro 6 spinner che direi che per un giorno vanno più che bene, anche qua ho messo i colori base, come vedete il caso di colore chiaro, qualche cosa di rosso all'interno, uno per senza andarsi troppo a incasinare. Mi sono provato una busta di buzzbait perché andiamo contro l'estate, però vedete tutto molto compatto, compresso, niente scatoloni, niente scatole giganti perché non ha senso. E poi mi sono fatto questa scatola interessante, questa piccola busta, dove ho messo dentro tutti gli ami che utilizzo di solito più frequentemente, quindi le tre misure base 20, 30, 40 più qualche amo particolare per la pesca spiombata, un po' di testine piombate, mi sono messo tutto qua così tendo a essere un pochino più leggero. Vi consiglio di farlo anche quando andate da riva, non solamente dal belly, tanto cercate di stare più compatti e più concentrati possibili. Raga, questa volta sono stato veramente fortunato, sono riuscito a venire a vedere il posto, ho fatto il sopralluogo, che è una cosa veramente molto importante. Quasi tutto quello che ho visto su Google Maps e su Facebook è stato confermato, quindi livelli abbastanza alti, acqua limpidissima e tante cover, cosa che mi è piaciuta veramente tanto, quindi molta fortuna, sono arrivato un giorno prima, ho avuto la possibilità di avere accesso al lago e di dare un'occhiata un po' a com'è. E questo è molto importante, una grossa mano che mi ha dato per la pescata che mi aspetterà in questo posto sconosciuto. Ok raga, fatto! Ho fatto un piccolo giro nella zona che riesco a vedere, non riesco a guardarla tutto completamente, Google Maps mi aiuterà, Facebook un pochino meno, ma Google Maps sicuramente stasera per fare un altro piccolo briefing. Il lago è meraviglioso, tra l'altro il livello è anche molto alto. Ho visto sotto riva pesci piccoli, quindi questo mi porterà molto probabilmente a
non pescare troppo sotto riva, se non in certi momenti della giornata. Credo che il pesce bello sia un pochino più staccato, altrimenti adesso che sono le 5.40 qualche pescione sotto riva dovrei vederlo. Invece non l'ho visto, quindi questa è un'altra cosa importante se è riuscito a fare un sopralluogo. Guardate a vista che pesci è riuscito a vedere. Qua ci sono pesci, tantissimi pesci, acqua trasparente, e quindi si riescono a vedere molto bene. Io ho visto solo pesce piccolo e qualche persico sole, che probabilmente è il cibo del bass, ma probabilmente ci sono anche gamberi. Quindi qua, venendo a fare il sopralluogo, mi sono fatto una buona idea. Quindi se potete, venite un giorno prima.